dietro questo disegno è nato essenzialmente da quello che fate voi qui. Voi sviluppate delle abilità pratiche che nascono in seguito al fatto che avete riconosciuto che avete un talento, se no credo che non sareste qui. E questo talento lo dovete buttare fuori, e quindi è un processo che non è un processo immediato, è un processo che esce nel tempo. Io per esempio ho fatto un altro tipo di studio, ho fatto il liceo, e adesso mi ritrovo in parte a fare anche l'artista. Magari avrei voluto anche approfondire i miei studi artistici, ma non mi è stata data l'occasione, perché in famiglia mia non si è creduto che l'arte possa essere un lavoro. Ecco, io invece sono convinto che la creatività sia una fonte inesauribile sia di lavoro che di soddisfazione. E quindi l'idea di creare, c'è, un murale incentrato sia sull'arte di Kandinsky, che tra l'altro Kandinsky anche lui era un avvocato, un artista, che saprete meglio di me qual è il concetto che sta dietro la sua arte. E poi ho ripreso questa centrale elettrica, che è la centrale di Santeria, da un quadro futurista, e l'idea della centrale elettrica come luogo in cui si produce energia, cioè la vostra scuola produce energia e questa energia dovrà girare, e quindi sicuramente vi porterà su delle strade sempre più interessanti, ne sono convinto. Bravo! Grazie. Bravo! Grazie.